Come ti avevo detto, tanti progetti questo anno e ti avevo anche menzionato che uno sarebbe stato portato a termine entro fine febbraio. Beh, ci sono riuscito, oggi ti svelo di cosa si tratta e ti spiego anche per filo e per segno tutto quello che ho fatto, andandoti ad aggiornare anche per il resto, un po' come faccio sempre, però devi aspettare solo la sigla. Ciao, bentornato sul canale, sono come sempre Pasquale e questo è Il Risparmio, il canale del tuo amichevole, quello amico, investitore e risparmiatore della porta accanto. Nel video di oggi ti vado a dire che ho finalmente completato uno dei miei progetti e lo vado a dire in questo video molto ma molto veloce, non voglio annoiarti con cose lunghe. Come anticipavo nei video precedenti, si tratta del progetto Cappello, di tutto quello che poi in mente da portare a termine, le fondamenta di tutto quello che si andrà a concretizzare nei prossimi mesi, perlomeno in questa mia vita professionale, in questo ambito, incluso YouTube, ma inclusivo di tutte le varie attività correlate a questa attività. Il 22 febbraio di questo anno è effettivamente nata, sì, è nata Macrofin, la mia piccola azienda. Mi fa veramente strano dire che ho un'azienda tutta mia, o meglio dire ditta individuale, come dice la nomenclatura specifica. Dire che sono molto elettrizzato veramente è dir poco, anche perché non ho nessuna esperienza in merito, io parto veramente da sottoterra. Ora ti dico anche perché ho scelto di mettere su una vera e propria azienda e non una semplice partita IVA da professionista, di perché non ho creato una SRL ma mi sono limitato alla ditta di tipo personale, alla società di tipo personale, e ti voglio anche sbandierare ai 420 i sosti che sto sostenendo, perché qui purtroppo ho capito come rispetto all'Irlanda la burocrazia italiana sia molto più complessa e molto più costosa. Prima di tutto ti chiedo di dirmi il tuo parere sul logo, che ne dite? Per questo devo ringraziare Fede per il lavoro favoloso che ha fatto in questo logo, così come per tutte le copertine che sta curando per i miei video. Tanti dei miglioramenti statistici proprio del canale sono sicuramente grazie al lavoro di Fede. Grazie mille. Allora, partiamo dal principio. In Irlanda io non avevo bisogno della partita IVA, la cosiddetta VAT number, perché stavo a mettere su tutto sul Pay Online, il sito per gestire le tasse in Irlanda, che era collegato al mio PPS number, il codice fiscale irlandese. Se questi termini vi sembrano oramai più antico, vi consiglio di andare a guardare la mia playlist sull'Irlanda, che vi lascio qui da qualche altra parte, in cui vi spiego molte cose al riguardo. In Italia sono rientrato a febbraio del 2021. Essendo lavoratore dipendente, posso mettere i redditi, pochi, come avete visto dal video di gennaio, derivanti da YouTube e dai link affiliati, sulla mia dichiarazione dei redditi di questo anno. Ma avendo scelto di seguire un percorso un po' più professionale e strutturato sul mio canale, con molti più video e molte più collaborazioni, ho deciso anche che fiscalmente avrei dovuto creare una entità completamente diversificata. Macrofin è questa creazione. Non partita IVA come professionista, questo perché avendo un lavoro dipendente ed essendo già pagatore di INPS e IRPEF, non devo pagare molte o anche in alcuni casi tutta la porzione di queste, versandole già sulla mia busta paga da lavoratore dipendente. Il mio lavoro da dipendente è comunque la parte preponderante dei miei introiti. Non ha assolutamente senso per risparmiare il commercialista andare magari a pagare più tasse. Volevo poi andare a puntualizzare che mi sono affidato a uno studio tributario qui in zona, perché i vari servizi online, per quanto ottimi ed economici, seguono principalmente i regimi forfettari e io da dipendente non rientro nel regime forfettario, non ce la facevo, per cui rientro nel regime ordinario. Inoltre il mio fatturato per almeno i prossimi 3 anni non credo vedrà neanche lontanamente da lontano il mio stipendio da dipendente, a meno che io non perda il lavoro e non possa andare a rientrare nel regime forfettario, e quindi lì è tutto un altro discorso. Parlando di fatturato, di numeri, questo è uno dei motivi che mi ha fatto desistere dal mettere su una SRL, anche da quella semplificata. E perché questo? Perché i costi di gestione del commercialista, ma anche della burocrazia, non erano così economici comparati su quelli che sto affrontando adesso con una ditta individuale, a meno che ovviamente io non riesco ad andare a raggiungere dei fatturati di una certa importanza. So che alcuni colleghi qui sul tubo hanno creato una SRL, ma molti di questi superano già abbondantemente i 60.000 euro di fatturato, e la convenienza, a mio parere, è quella buona, totale, si ottiene con fatturati che vanno oltre
i 100.000 euro. Con un fatturato minore, secondo me, è poco conveniente dal punto di vista proprio delle spese che si sostengono, anche perché le spese non sono poche, li ho visti su carta e mi sono abbassato ancora di più in statura dalla paura. Sono diventato praticamente un hobbit. Ora vi elenco cosa ho speso e cosa sto spendendo in questo primo anno, premettendo che, per motivi confidenziali, professionali, non posso andare a dare alcuni dati nello specifico particolare, mi riferisco soprattutto alla parte del commercialista. Comunque avrete un'idea ben definita perché vado a dire tutto quello che ho speso e che sto spendendo. A queste spese andranno poi aggiunte, ovviamente, purtroppo, le tasse, queste tanto odiate. Partiamo dalla parte un po' più burocratica, diciamo del commercialista. Per la costituzione della ditta individuale, l'assegnazione della partita IVA, l'iscrizione al registro delle imprese, la contabilità e tutti gli adempimenti burocratici sono in linea di massima su una spesa annua che è attorno ai 1.600 euro, tutto quanto, tenendo conto però i costi di costituzione che andrò a pagare solo nel primo anno. Questo ovviamente a meno che non mi metta a tirare su aziende ogni anno come funghi, ma ovviamente non è così. Comunque questi costi in pratica vanno a frusciare, se si può usare questo termine, tutti i fatturati di YouTube del 2022. Ho poi dovuto creare una firma elettronica e una PEC aziendale. Non sono costi mastodontici e astronomici, ma comunque ci sono ed ammontano a circa 100 euro annui. E siamo già a 1.700, continuano a salire. Ho dovuto poi mettere su un gestionale di fatturazione ed ho optato per fatture in cloud, che dà la possibilità anche di fare una fatturazione elettronica ed inoltre si interfaccia ovviamente direttamente con l'agenzia delle entrate. Il costo è di oltre 120 euro annui inclusi di IVA, per cui siamo a 1.820 euro. Queste dovrebbero essere le spese fisse. Poi ci sono le tasse. Questo passaggio ovviamente non mi ha stupito, l'Italia è famosa per questo. Del mio guadagnare, dei miei guadagni senza fortunatamente andare a pagare quasi tutta l'IMSS, quello che mi rimane nella saccoccia, poco, dovrebbe essere circa il 47% di quello che fatturo. In pratica, se io fatturassi 30.000 euro, cosa altamente improbabile, almeno per i primi 3 anni secondo me, mi resterebbero poco più di 14.000 euro in tasca. Beh, molti a questo punto potrebbero pensare, ma scusa, ma chi te la fa fare? La risposta è, me la fa fare chi? Me. Le cose che faccio qui, prima che andare a farle per soldi, le faccio per me, per la mia passione, per la mia serenità, felicità. Inoltre il concetto di investitore per me, come in tutte le cose, è di lungo termine. Se avessi voluto fare molti soldi prima, avrei potuto cavalcare solo i trend che vanno in questo momento su YouTube, ed avrei molto probabilmente più iscritti e guadagni più ampi, migliori. Ma ovviamente non è solo questo quello che mi sprona, è la creatività e la felicità. Molti grandi imprenditori come Steve Jobs, Bill Gates, Jeff Bezos hanno cominciato in un garage, facendo le cose che amavano. Io sono probabilmente fregato, perché non ho un garage abbastanza grande, per cui sono già azzoppato in partenza. Battute a parte, non faccio tutto questo solo per i soldi, lo faccio anche per quello, ma lo faccio soprattutto per passione. I soldi, con la passione che ci sto mettendo e l'impegno che ci sto mettendo su, piano piano, secondo me, arriveranno. Bene, spero di averti reso partecipe ancora di più dettagliatamente della mia avventura, che tu abbia apprezzato anche la cosa. Come detto, a gennaio ho preso di petto il canale e lo voglio portare a una situazione in cui si possano avere livelli più professionali e di qualità. E questo era il primo step necessario e secondo me imprescindibile. Apprezzerei da questo punto di vista moltissimo dei feedback da parte tua, il fatto che io stia premendo per migliorare e crescere e soprattutto grazie al supporto che tu mi dai, che tutta la community mi dà su questo canale. Dammi un tuo cenno nei commenti qui sotto ed aiutami a crescere ancora di più con tanti tanti suggerimenti. Io li guardo e considero sempre tutti. Inoltre, come sempre, ti chiedo di lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube e se sei nuovo sul canale, per favore ti chiedo di iscriverti e di cliccare quella famosissima campanella delle notifiche, così che tu non possa perderti nessun contenuto successivo. Bene, anche per oggi è tutto e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!